A mio avviso, De Luca è una personalità che ha dimostrato di avere grande forza di comunicazione, ma soprattutto, fatemi dire, una grande forza di amministrazione, perché in realtà dietro la comunicazione c'è un'amministrazione, c'è la gestione di un dato importante, di aver costruito, da questo punto di vista, pezzo per pezzo sull'amministrazione, in particolare sulla gestione del Covid, per far sì che i cittadini campani erano al sicuro, potessero sentirsi al sicuro. Onorevole Stefano Graziano, Presidente della Quinta Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Consiglio della Regione Campania e prossimo candidato alle regionali con il PD. L'emergenza Covid ci ha posto di fronte alla necessità di trasformare le difficoltà in opportunità. La Regione Campania si porta a casa un ottimo risultato nella gestione dell'emergenza sanitaria che si è basata su una solida strategia. Da un lato intensificare le terapie intensive, ma dall'altro anche guardare alla medicina del territorio. Le chiedo in che modo la medicina del territorio può essere utile e funzionale allo sviluppo del sistema sanitario regionale e perché i medici di base, ad esempio, lamentano il poco sviluppo della medicina del territorio e lamentano di essere stati trasformati in meri burocrati. Io penso che sia stato un grande successo della medicina della Regione Campania in assoluto e voglio ringraziare prima di tutto i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, quelli che stanno nel laboratorio, coloro i quali hanno fatto i volontari in questa battaglia contro il Covid. Allora, due cose di fondo. La prima, il Covid si può battere fondamentalmente, si poteva battere e si deve battere in due modi, o si ha il vaccino o si attiva l'isolamento. Fondamentalmente la differenza è stata proprio in questo, cioè noi abbiamo lavorato per isolare i casi. Come l'abbiamo isolato? L'abbiamo isolato in una strategia che è quella della medicina del territorio, cioè curando le persone a casa, realizzando le cosiddette squadre Covid, oltre al 118 che ha fatto un lavoro enorme da questo punto di vista e che potesse darci la mano per far sì che non arrivassero in ospedale, perché il problema principale era ed è ovviamente che gli ospedali sono i primi veicoli, diciamo, di contagio, o abbiamo visto in Lombardia. La differenza tra noi e la Lombardia o tra la Lombardia e il Veneto, perché il Veneto ha adottato la stessa linea che abbiamo adottato noi, è stata proprio rafforzare la medicina del territorio. Perché è stato, per rispondere alla sua domanda, negli ultimi anni c'è stata una difficoltà da questo punto di vista? Innanzitutto vorrei dire che la sanità regionale è stata commissariata negli ultimi 12 anni e noi, come governo del centro-sinistra, come governo De Luca e come consiglio regionale, abbiamo lavorato affinché in questi 5 anni ci fossero due elementi: pareggio del bilancio della sanità e in più uscita dal commissariamento. Queste due cose che cosa ci hanno permesso di fare? Ci siamo riusciti e siamo usciti dal commissariamento il dicembre del 2019. 31 dicembre del 2019 è finito il commissariamento, eravamo appena usciti dal commissariamento. Noi abbiamo trovato una situazione drammatica sulla sanità e siamo riusciti in questi 5 anni a realizzare una condizione per far salire i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA. Per dirlo ai cittadini, è il parametro con il quale sostanzialmente il governo e l'Europa misura le regioni sulla sanità. E noi, quando siamo arrivati nel 2015, eravamo a 107. Se si considera che la Lombardia e il Veneto più o meno sono tra i 190 e i 200, si capisce che noi 5 anni fa eravamo più o meno in Africa da questo punto di vista. Ecco, abbiamo fatto questo lavoro e questo lavoro che cosa comporta? Cioè noi dobbiamo lavorare alla deospedalizzazione, cioè dobbiamo lavorare a portare la sanità sul territorio, che significa portare la sanità più vicina al cittadino, perché se non si fa questo purtroppo abbiamo la difficoltà da questo punto di vista. È chiaro che non è una cosa che si realizza dall'oggi al domani, ma è un lavoro che bisogna fare perché bisogna realizzare investimenti che vanno anche in termini di personale, soprattutto perché non avevamo né risorse strumentali né risorse del personale. C'era il blocco del turnover da 13 anni, che significa il blocco delle assunzioni. Usciti dal commissariamento e avendo fatto il piano ospedaliero, sottostante al piano ospedaliero c'è il piano dei fabbisogni.
il piano per assunzione del personale. L'emergenza Covid ha fatto emergere anche l'importanza della sanità digitale. In una regione come la Campania, che esce con sacrificio da un commissariamento, qual è il peso specifico di questo tema? Il tema specifico di uscire dal commissariamento è un tema enorme, perché significa avere la possibilità di assumere più personale, di fare più investimenti sulla sanità. Noi abbiamo soltanto sull'edilizia sanitaria 1 miliardo e 32 milioni da investire, e quindi da ristrutturare gli ospedali, oltre ai soldi che arriveranno dal MES, che ovviamente, se noi riusciamo a recuperare i 37 miliardi, in Campania ci saranno oltre 5-6 miliardi di euro probabilmente, che saranno di investimenti sulla ristrutturazione degli ospedali per la sanità. E poi ovviamente fare un grande investimento sulle nuove risorse strumentali e umane per fare ricerca, innovazione e sviluppo, che ovviamente innescano più occupazione, ma soprattutto tolgono un elemento a mio avviso fondamentale, che è quello della cosiddetta mobilità sanitaria. Cioè, noi oggi abbiamo in Campania 323 milioni di euro ogni anno che diamo alle altre regioni, perché c'è il cittadino campano che si va a curare, diciamo, in altre regioni italiane. Ecco, noi dobbiamo vedere di eliminare questa mobilità sanitaria, perché se riusciamo a farli curare in Campania, e il lavoro che abbiamo fatto col Covid, abbiamo dato un grande segnale di fiducia, per cui il mio è anche un appello a continuare in questa direzione, perché se noi riusciamo a fare investimenti da questo punto di vista, il cittadino si cura qui e si cura bene, e evitiamo di dare soldi alle altre regioni italiane. Il presidente De Luca è stato molto critico sul MES e sulla possibile ripartizione delle risorse alla Campania. Qual è il suo punto di vista? Noi siamo critici dal punto di vista della ripartizione delle risorse, perché oggi la ripartizione delle risorse sulla sanità avviene anche per la condizione di età. Siccome abbiamo una popolazione giovane, abbiamo meno risorse. Ma non è affatto vero che chi ha una popolazione giovane ha meno patologie, non è un dato ormai più realistico, anzi a mio avviso bisogna rivedere questa operazione, perché l'unico modo affinché noi possiamo ottenere più risorse per la Campania, che significa fare più sanità, che significa dare un servizio al cittadino più efficiente e più forte. Una valutazione telegrafica sul PD nazionale. Al PD manca il coraggio di trasformarsi da mero elemento di stabilità ad elemento di traino? Io penso che il PD in questo momento sia elemento di stabilità e di traino al tempo stesso, perché il fatto stesso che sia un elemento di stabilità sta facendo reggere il governo. Il tema, a mio avviso, va rovesciato, cioè va detto con chiarezza che un governo funziona se dà risposte alle esigenze reali dei cittadini. Se non dà risposte alle esigenze reali dei cittadini, rischia di non tenere, indipendentemente dalla stabilità che può dare il PD. A livello regionale, il PD sta guardando alle alleanze nazionali? Il PD ha sempre guardato alle alleanze nazionali. Il problema è che, a mio avviso, c'è nell'alleanza nazionale una incapacità, diciamo probabilmente, di alcuni partiti della coalizione a leggere quelle che sono le reali esigenze dei territori. I territori non vogliono divisioni, non amano le divisioni, il cittadino comune ama invece, come dire, in un certo senso, guardare a 2-3 opzioni possibili, a 2-3 progetti sui quali, differentemente tra loro, ognuno poi fa la propria scelta. Non ama le divisioni interne alle coalizioni. Certo, c'è un'anomalia da questo punto di vista, perché è chiaro che chi ci ha fatto l'opposizione in regione per 5 anni oggi ha difficoltà a fare questa alleanza, ma purtroppo il dato politico è che noi abbiamo governato questa regione negli ultimi 5 anni, io penso che l'abbiamo governata bene. Quali battaglie si intesterà in questa corsa elettorale? Io penso che l'intestazione della battaglia è soprattutto sul fatto il Presidente della Commissione Sanità, e penso che da questo punto di vista abbiamo ottenuto grandi risultati. Adesso bisogna continuare su questa strada, fare più investimenti sul territorio, avere più risorse, assumere, diciamo, quelle 14.000 persone in meno che non abbiamo avuto. Soprattutto dobbiamo far sì che i giovani non vadano via da questo territorio, perché il rischio molto forte è che i giovani possano non andare via. È chiaro che se noi diamo forza alla nuova generazione da questo punto di vista,
a mio avviso possiamo far sì che restino qui. Ecco, la vera scommessa è cambiare restando qui. Il problema è che c'è una grande disaffezione della politica, verso la politica. E io penso che il lavoro vero che bisogna fare è invece fare un appello affinché le nuove generazioni entrino in politica, siano partecipi, ecco, che ci sia una grande partecipazione, perché solo la partecipazione democratica può dare dei frutti positivi, possa, come dire, dare il cambiamento, costruire, diciamo, anche rispetto alle esigenze, perché se non ci sono, se non si leggono le esigenze, non si capiscono come cambiare anche i territori. Lei fa riferimento ai giovani, alla disaffezione ai partiti politici, quindi da questo punto di vista molto importante è l'associazionismo, che si pone come punto di interlocuzione tra i giovani e la politica, proprio ai fini di una costruzione di una forma mentis politica. Io penso che noi dobbiamo fare una grande rete, che sia una rete che possa avvicinare le associazioni, ma i cittadini in generale, alla politica e dargli gli esempi, perché il tema di fondo si basa sugli esempi. Ecco, noi dobbiamo dare gli esempi di buona politica. Da 1 a 10, se dovesse darmi un numero, quanto è scollato il PD dalla figura di De Luca? Io non penso che sia scollato, penso che ci siano le condizioni in cui chi governa una regione complessa come la Campania è inimmaginabile che non possa avere dentro una coalizione un pluralismo di posizioni, ma non penso che ci sia in questo momento uno scollamento, diciamo, dal PD. C'è, ovviamente ci possono essere legittime differenze che fanno parte di una coalizione, altrimenti sarebbe impossibile che da solo il PD potesse vincere, diciamo, la partita anche dal punto di vista elettorale. È chiaro che a mio avviso De Luca è una personalità che ha dimostrato di avere grande forza di comunicazione, ma soprattutto, fatemi dire, una grande forza di amministrazione. Grazie all'onorevole Stefano Graziano. Grazie a voi.